chiama Sesto Senso. È una barca a vela agile, graziosa e piuttosto nota nelle acque romane del Mar Tirreno. A qualche centinaia di chilometri nella capitale del parco molti non la conoscono. Eppure il suo equipaggio e il vento spingono da tempo il nome di Pescasseroli, Sciare a Pescasseroli, che è anche lo sponsor attraverso la Sea First Service dell'imprenditore pescasserolese Giovanni Grassi. Pescasseroli è viva e è salita a bordo della barca per passare una giornata con l'equipaggio, in realtà una comitiva di amici affiatati. L'occasione è stata una regata amichevole e di esercitazione dedicata a San Martino, all'insegna del motto Castagne e vino novello. Dell'equipaggio fanno parte Carmine e Paco, due pescasserolesi doc, ma anche Roberto e Alessandro, due giovani di famiglia ovviana. Oggi siamo pronti, abbiamo anche tre bottiglie di vino. La regata si chiama Vela, Novella e Castagne. La regata è fatta in questo modo: ci sono tre boe da girare a zig zag, detta comunemente regata degli ubriaconi, non si sa com'è. Ci siamo? Allora, questo equipaggio esiste dal 2007 e questo è il quinto campionato invernale di questa barca ed è sponsorizzato da Sciare a Pescasseroli dal 2009 e quest'anno abbiamo fatto 28 regate con questa, quindi insomma i regate ce ne fanno parecchie. Mara Grande, i bilancioni, le baracche, scenari raccontati da Pasolini in molte delle sue opere scritte, girate su pellicola, e ancora oggi ritroviamo i paesaggi come erano prima e diciamo che insomma suscita un sacco di emozioni. L'uscita da Fiumara, si va verso il mare, si lascia il posto dei fiumaroli per andare verso i marinai. Diciamo che noi ci sentiamo più di fiume, visto che a Pescasseroli c'è il fiume. Presento i membri dell'equipaggio. Lui è Carmine, il suo ruolo in regata è quello del randista, si occupa della regolazione della vela maestra, che è questa qui, e delle drizze in mancanza di un'altra figura che poi adesso praticamente le drizze sono le manovre correnti che servono per issare e ammainare le vele durante le fasi di regata. Lui è Paco. In regata si occupa della gestione dell'albero, cioè è detto l'uomo dell'albero perché manovra le drizze e aiuta il prodiere al cambio delle vele di prua. Adesso c'è Alessandro, lui è un tailor e si occupa della gestione della vela di prua sia in andature di bolina che andature portanti e quindi gestisce la regolazione del Genoa e dello Spinnaker. Qui c'è Riccardo, è una new entry, quest'anno con noi fa il secondo tailor perché come ho detto prima è lo stesso ruolo che fa Alessandro, però in questo caso ce ne sono due perché ce n'è uno da un lato e uno da un altro. Lui è Elia, membro storico dell'equipaggio, si occupa del timone, quindi è timoniere, e della tattica in regata. Sono Roberto e mi occupo della prua, quindi sono prodiere. Mi occupo insieme a Paco e al drizzista di turno del cambio delle vele a prua durante le manovre in boa, durante le regate. Roberto lo chiamiamo il capitano proprio per questa cosa qua, è la figura che ha portato a termine l'acquisto, la rinascita di Sesto Senso e l'ha accompagnata piano piano fino ad oggi a questi livelli che secondo noi sono abbastanza buoni, ci sono dei margini di miglioramento che continueremo a portare avanti e cresceremo insieme sempre nel segno dell'amicizia. La linea di partenza è stata inserita, lo vedete?
Barca comitato, boa. Poggiali. Poggiamo. Pronti? Sì. Oggi abbiamo finito, è stata una regata amichevole, diciamo, quindi abbastanza rilassati. In realtà il tipo di vento era un vento da terra, quindi necessitava di un po' più di concentrazione, visto che oscillava molto, però lo spirito oggi era quello di stare appunto rilassati, abbiamo fatto quello che volevamo, insomma. È andata comunque discretamente, insomma. E adesso abbiamo anche, diciamo, il vinello novello, che rispetta proprio lo spirito della giornata a cui è intitolata la regata. Il vino novello lo sta a papà. Eh sì, a me mi tocca fare ste cose. Chiedetevi anche il perché, eh? A me mi tocca fare ste cose. Perché nessuno la sa aprire, soltanto per questo motivo. Sì, sì, sì. Comunque la beviamo tutti, eh. Lo so. In stesso senso uscire a pesca Serra. In questo senso è una barca che noi abbiamo recuperato in un cantiere quasi abbandonata e aveva tanta voglia di navigare ma poche possibilità. E le possibilità per la vela da regata sono date da materiali tecnologicamente all'avanguardia e quindi ovviamente richiedono sponsor e soldi che noi non avevamo. A un certo punto c'è stato un bel incontro con Giovanni Grassi, sciare a Pescasseroli. E lui ha deciso di credere in questo progetto e ci sponsorizza da 3 anni e con lui abbiamo cambiato tutto il set di vele per tutte le condizioni e la barca ha iniziato a crescere, a vincere e adesso siamo ancora qua. Tutto il, diciamo, il circondario, la costa, il litorale Fiumicino ci conosce come la barca dello sciatore o Pescasseroli addirittura. Che effetto fa l'immagine di questo sciatore agli occhi di chi guarda la vostra barca? Sicuramente colpisce tutti e tutti quanti hanno un commento, se sia positivo, sia di scherzo, sia di gioco, perché comunque tutti quanti notano il contrasto e bene o male conoscono il posto, quindi veniamo insomma abbastanza acclamati da tutti. C'è un aneddoto in particolare che vi è capitato? Beh, all'arrivo di più di qualche regata, sia il comitato di regata che le altre barche ci hanno chiesto lo ski pass per sciare a Pescasseroli. Insomma, una cosa che ha fatto sorridere abbastanza, perché nel mare chiedono lo ski pass, oppure ci hanno chiesto molte volte anche d'estate nelle regate estive: ma c'è la neve? Possiamo andare a sciare? D'estate è un po' difficile, comunque ghiacciai non ce ne sono. Insomma, la cosa ci fa sorridere perché comunque tutti quanti, sia da terra che da mare, ci chiedono della neve. In realtà a Pescasseroli si sa poco di questa vostra attività, vero? Ma sicuramente è uno sport che non è comune o usuale in quell'ambiente e quindi, essendo poco seguito, è anche poco seguita la nostra attività qui a Fiumicino. Se non per i 2 quadri affissi al bar Orsa Maggiore e degli articoli pubblicati su delle riviste specializzate. Sognate di portarla questa barca e soprattutto continuerà il connubio tra Sesto Senso e sciare a Pescasseroli? La barca l'abbiamo portata in tanti posti e speriamo ancora di continuare a navigare e continuare comunque sulle competizioni a questo livello. Speriamo vivamente che continui il connubio Sesto Senso sciare a Pescasseroli, perché è grazie a questo che siamo arrivati a questo livello. Buon vento. Grazie. Come out of things I said, shoot an apple off.
a bordo di Sesto Senso Pescasseroli, evviva!